La parola di Dio interviene su un tema molto preciso, che è il tema della paura. E questo tema viene rappresentato benissimo dalle scritture che ascolteremo tutti i giorni di questa settimana, sia quelle dell'Antico Testamento sia nei Vangeli. Soprattutto nell'Antico Testamento ascolteremo le paure del popolo di Israele che sta entrando nella terra della promessa, che deve effettuare le prime conquiste, che non sa bene come muoversi in una dimensione di vita, la vita appunto da sedentario, la vita di divisione del territorio verso la quale Giosuè sta portando il suo popolo. Nel Vangelo invece ascolteremo delle paure molto più concrete, molto più legate alle tante situazioni di vita che il Signore ha incontrato. Ma al di là dei singoli episodi, che se volete sono commentati tutti i giorni, nella riflessione quotidiana, questa settimana penso che in sintesi siamo chiamati a chiederci: ma io forse ho paura ad interpretare la mia vita con la fede? Perché sia le letture dell'Antico Testamento, sia i Vangeli che ci verranno rivolti in questa settimana, in fondo ci chiedono tutti la stessa cosa, ci chiedono tutti di saper interpretare la nostra vita alla luce della fede che diciamo di avere. E qualche volta lo sappiamo bene. Non è che la nostra fede sia così tanta, ed è per questo che qualche volta facciamo così fatica a interpretare la nostra vita alla luce del Vangelo. Allora prova anche tu a chiederti: perché anch'io faccio fatica a interpretare la mia vita con il Vangelo? Perché anch'io faccio fatica a interpretare la mia vita con la luce della fede? Penso sia questa la direzione di sintesi che tutti possiamo possedere in questi giorni, così da saper rileggere giorno dopo giorno, se vogliamo, i diversi episodi del Vangelo che ci possono aiutare anche a capire ancora meglio questo tema così complesso e così delicato. È così che allora vogliamo presentarci nella nostra preghiera, è così allora che vogliamo custodire la parola che ci verrà rivolta. Non perdiamo l'occasione di capire perché facciamo così fatica a vivere di fede, se vogliamo davvero dare non solo un'impronta positiva e uno slancio alla nostra vita, ma se vogliamo anche dare testimonianza al mondo di quello che la fede, quello che Gesù Cristo è per ciascuno di noi.